ben arrivati a Gubbio, Di Marco, Di Massimo e Casolari. Cominciamo dal più giovane. Siete d'accordo? Se non lo siete, è la stessa cosa. Allora, Casolari, arrivi con tante belle notizie che ti hanno preceduto. Sei uno dei giocatori sulla rampa di lancio che con un po' di fortuna potrebbero anche fare grandi cose nel calcio che conta. Com'è stato il tuo approccio al Gubbio? Come ti sei trovato finora a Gubbio e che cosa vuoi fare da grande? Allora, sicuramente il passaggio dal settore giovanile al mondo dei grandi non è facile perché ci sono richieste diverse, soprattutto di attenzione, di cura, di particolare che prima non avevo, però pian piano le metterò dentro e diciamo che spero che Gubbio sia una piazza che mi farà crescere e mi farà avvicinare sempre di più a coronare il mio sogno di giocare in categorie più importanti. Magari con Sassuolo. Magari. Sarebbe una bella cosa. Sarebbe. A quale calciatore ti ispiri? Ah, a me piace molto Verratti come ruolo, penso sia un buon punto di riferimento, anche lui è partito categorie inferiori, poi ha giocato anche qui, in Serie B, partito dalla categoria inferiore e poi è riuscito a sfondare successivamente. Quanto è importante l'applicazione tua personale, la concentrazione, la voglia di sacrificarti e quanto la fortuna? No, secondo me è molto più che la fortuna, come hai detto tu, il sacrificio, soprattutto nel ruolo di mediano, è la cosa più importante perché e adattarti al gioco dei compagni, cercare di farli rendere al meglio. E in fase difensiva sì, a volte ci si sacrifica molto, però sono... Hai sempre giocato in questo ruolo? Sempre ho giocato mediano, sì. Ho giocato era il tuo sogno, cioè tu volevi fare il no, mediano, perché c'è la canzone vita mediana, due palle così. A piccolino facevo l'attaccante, però poi intorno ai 10-11 anni mi hanno spostato. Sì, quando hai visto che non crescevi, sì, quando la prima era basso, mi ho messo... Di Massimo, è un onore per noi averti a Gubbio perché sei un calciatore sicuramente di categoria superiore che per vari motivi poi ti trovi a giocare in Serie C. Tra questi vari motivi, quante colpe hai tu? Beh, io me ne do, secondo me, parecchie, un bel 50-60%. Comunque crescendo ho capito determinate cose, i comportamenti e certi atteggiamenti che avevo 7-8 anni fa non fanno più parte di me. Ho una famiglia alle spalle, ho due bellissime bambine e mi hanno fatto fare un grande passo che è quello di cercare di fare la differenza in questa categoria. Questo che stai dicendo potrebbe essere anche un bel consiglio a Casolari. Guarda, lui ci tengo tanto perché nel primo giorno che lo, diciamo, che l'ho visto giocare gli ho detto subito tu hai delle qualità importanti e quindi ogni allenamento gli prendo veramente la testa per cercare di farlo diventare il giocatore il prima possibile perché secondo me è sprecato in Serie C e siccome io anche a me dicevano che ero sprecato in questa categoria mi sono dovuto fare le ossa tanti anni. Sì, ma voglio dire che c'hai 100 anni, ancora fai in tempo. No, questo infatti no, 27 anni, ho ancora tempo, però so sicuramente che per salire di categoria o vinci il campionato o comunque fai, non lo so, secondo me 17-18 gol. So. Senti, tu invece a chi ti sei ispirato come giocatore? Diciamo che è cambiato. Uno che ti piace molto, dai. Io guardo Messi perché per me è il giocatore più forte che c'è, che esiste, ma per qualità, per fantasia, per come si muove in mezzo al campo, poi è chiaro che ci sono questi giocatori di livello che giocano in Serie A e negli altri campionati sono tutti forti. Tu tiro un attimo indietro il nastro, dici Messi, ma in termini assoluti secondo te è più forte di Ronaldo? Parliamo di 3, 4, 5 anni fa quando erano al top entrambi. Sì, per me sì. Proprio a livello di qualità, poi che Ronaldo sia riuscito a stare ai livelli di Messi è grazie alla sua dedizione, al suo lavoro. Però per me Messi è proprio è il calcio, proprio quando tocca la palla e vede le giocate,
mentre Ronaldo per me è una macchina da guerra in campo che ci è diventato col tempo. Ma Ronaldo Cristiano? Cristiano, Ronaldo... Cristiano. Io Ronaldo, diciamo, dell'Inter. Maestro! Signori, scusate. Non me lo ricordo. Benvenuto. Lui è il maestro, il decano dei giornalisti. Questo è bravo, eh. È degli altri, francamente. No, io Ronaldo, diciamo, dell'Inter, il fenomeno, non me lo ricordo bene, quindi vedo qua, ho visto qualche video. Non me l'hai detto, era un fenomeno, quella era un'altra cosa. E del fenomeno se ne parlava Simoni, quando è stato a compiere il direttore dell'Inter, lui dice, il massimo era Robbie. Ne ho allenati tanti, ma uno come quello. È una domanda che vale per tutti e tre, ma adesso... Siamo basta, eh? Vuoi fare tempo a fare? Che cosa volete fare col Gubbio? Ma io mi attengo all'anno scorso, che quando siamo venuti a giocare qui, anche la partita d'andata abbiamo sofferto, quindi quando veniamo a giocare qui non è mai stato sempre, quindi per me è una grande piazza per la Serie C. Non è sicuramente la più blasonata, però se è in Serie C da parecchi anni e ogni anno fa bei campionati, un motivo c'è. Quindi spero di continuare a fare bene e di fare possibilmente migliorarsi. Insomma. Migliorarsi e migliorare la posizione playoff. Comunque l'anno scorso sono usciti con l'Interna, no? Sì. Anche in Malmola mi ricordo, perché mentre la partita d'andata l'avevo vista e sembrava non ci fosse partita. Ecco. Fu condizionato da qualche errore, eh? L'espulsione di... Sì. Signor Di Marco, una domanda per Di Massimo. Te ancora preferivi giocare esterno, comunque partivi più dall'esterno, qui con Braia invece sembra meno per queste prime uscite che ti utilizzi un po' più centrale, anche perché con 3-5-2 anche col modulo dell'anno scorso ci sono meno esterni offensivi. Te dove preferisci giocare? Guarda, a me ovviamente io nasco esterno e piace giocare sull'esterno, però ho giocato anche mezzala, ecco, offensivo ovviamente, e col mister, quello che mi chiede il mister io faccio, poi sta anche a me, no? Nel senso la mia capacità di andare magari in certe azioni sull'esterno o venire dentro in base alla squadra avversaria, e comunque gli spazi me li devo trovare io. Signor Di Marco, che effetto fa essere il fratello di... Ma preferisco essere ricordato per quello che sono io, non per essere fratello di... E sicuramente sono una piazza per far sì che questo succeda, accada, e per poter fare bene e sicuramente dare così grandi soddisfazioni. E il giocatore tuo di riferimento chi è? Quando eri ragazzino, cioè ieri, quando hai iniziato a giocare, chi avevi in testa? Ma da... fino a qualche anno fa comunque Marcelo del Real Madrid. Chi? Marcelo del Real Madrid, comunque erano le terzine più forti che si sono vestiti per il mio punto di vista. Poi sicuramente non ho le stesse caratteristiche, però cerco di rubare un po' qualcosina da tutti i terzini che sono in Serie A, comunque mi gioco. Anche da tuo fratello? Assolutamente. Che vuoi fare a Gubbio? A Gubbio solamente migliorare, cercare di fare una stagione migliore che dell'anno scorso e migliorare comunque la posizione, comunque l'arrivo finale della squadra che ha fatto nella scorsa stagione. Qual è la qualità migliore che ti riconosci e che ti riconoscono anche? Credo la qualità nei piedi, comunque di essere bravo sulle palle native e credo di essere comunque un giocatore che può fare bene una fase offensiva, sempre sotto l'aspetto di qualità. E migliorare la situazione avversa, il non possesso, migliorare... Sì, può essere magari più sulla gestione magari della palla, dei movimenti, però credo comunque di essere anche un buon giocatore sotto l'aspetto difensivo, e sicuramente questo lo dimostrerò quest'anno. Qualcuno dice che sei molto bravo, i tuoi allenatori che hai avuto, mi hanno detto che sei molto bravo nelle transizioni negative. Ma credo di essere... di avere delle buone qualità in tutto, di essere... Cioè naturalmente ti trovi nella posizione più vicina alla palla quando la palla non è di nessuno ma gli altri potrebbero... Sì, magari leggo prima la giocata o quello che potrebbe succedere, poi però credo che queste siano qualità che ce l'hai o non ce l'hai, o sapere dove capita la palla. Una domanda per tutti e tre, quanto
Quanto è sergente di ferro in pratica? Molto, credo che sia un po' di vecchio stampo, perché comunque si dà tanto sotto l'aspetto agonistico, sotto l'aspetto del lavoro e sul fatto che comunque non bisogna mollare niente sul campo, durante l'allenamento, durante la settimana, lavorare su tutti i dettagli. E sicuramente questo qua ti aiuta a migliorare e a vincere la certo. Alessio, tu hai avuto tanti allenatori, anche bravi, anche importanti, ecco. Come no, giudichi, no, non sei in grado di poter giudicare, però come si lavora con Bravi? Ti dico, credo che tutto quello che ha fatto lui, sia da giocatore che l'allenatore, sia stato basato sul lavoro settimanale. Da quello che vedo, comunque ci tiene molto sia all'aspetto agonistico, sia sull'aspetto fisico, sull'aspetto tattico, quindi lavora molto su queste cose qui. E poi ovviamente infatti la squadra è ancora da formare, quindi mancano ancora alcuni pezzi e magari il modulo ancora non si sa come giocheremo. Sta creando una base sicuramente, che è quella della difesa, il centrocampo, e poi davanti se arriva qualcuno magari avrà anche modo di cambiare, di lavorare su più fronti. Comunque credo che in un campionato sia fondamentale avere, dico, almeno due moduli da poter affrontare le altre squadre. Casolari, vieni dalle scuole elementari, parlando del settore giovanile, e in prima media ti sei trovato un professore come Braglia, che è esigentissimo. Sì. Com'è stato questo impatto, approccio? Diciamo che ho fatto 2 anni in primavera, comunque ho avuto Vigica come allenatore, che anche lui è un bel martello, e diciamo che questa cosa di Braglia, ero già abituato prima ad essere martellato durante gli allenamenti. Ho visto che ti ha ripreso anche ieri, ti ha chiamato da una parte. Sì, abbiamo parlato, però l'ho preso anch'io di mazzare. Grazie. Va bene. Grazie. Grazie, complimenti ragazzi. La domanda per tutti e tre, poi è un particolare per Di Massimo. Le sensazioni di questo primo mese di lavoro qui a Rubio, su Di Massimo si avverte le grandi aspettative che l'ambiente nutre nei suoi confronti. Ma ti rispondo io intanto, perché ma che le aspettative a me fanno piacere, mi danno carica, anche l'anno scorso, 2 anni fa. Cioè, le aspettative si fanno tutti quanti, compreso, avendo già un vissuto particolare. Sì, no, mi carico ancora di più, poi ovviamente farla al campo, mi piace tanto parlare di me, l'aspetto tattico, tanto alla fine poi c'è il campo. Ci si aspettano i gol, prima magari giocavo 20 partite bellissime e fai un gol, non se ne ricorda nessuno, ma quindi il calcio è fatto di tanti aspetti. Esatto, quindi l'importante è fare un grande campionato, cercando di fare più punti possibili, perché quest'anno sono usciti i gironi, i calendari, è un bel campionato, insomma. È un bel girone. La prima la avremo in casa con il Pineto, sì. Poi ovviamente il derby in Perugia, che è il 12 novembre, esterno. Per rapidamente per Di Marco e Casolari, Gubbio è una piazza dove vari di giovani sono trovati bene, ne ha lanciati tanti nel campionato. Può essere uno stimolo anche per voi questo passato che c'è stato? Sì, certo, perché abbiamo visto, abbiamo sentito che molti ragazzi poi sono andati in categorie superiori dopo essere passati di qua, e anche diversi del Sassuolo. Quindi sicuramente Pellegrini, Aurelio, ce ne sono diversi, quindi sicuramente questo è uno stimolo per far bene. Grazie. Di Marco? No, credo che ci sia il tutto per fare una stagione come si deve, e credo che la piazza non ti dia grosse responsabilità, pressione, quindi per i giovani credo sia la cosa migliore, e soprattutto comunque quando si ha un gruppo forte con tanti giovani, giocatori esperti,
credo che per un giovane che magari arriva dalla primavera o comunque dai primi anni di Serie C sia la cosa migliore. Grazie a voi. Un pezzo di Serie B e Serie C, come è un onore averti qui, Pirrello. Alessio Mercati, Roberto Pirrello e Chimuno. Allora, Alessandro, scusa. È un onore averti qui, sei un bel pezzo di storia di B e di C, ce l'hai nelle gambe. Ieri in 2-3 progressioni verticali hai fatto vedere che sei ancora proprio un ragazzino di primo pelo, l'entusiasmo è quello. Ecco, con quale spirito sei venuto a Gubbio? Sicuramente la preparazione è iniziata da una settimana, quindi ancora come sia io sia tutti dobbiamo mettere su ritmo, diciamo, e costanza. Io come affronto ogni avventura, affronto sempre carico e soprattutto quello che a me mi spinge a, diciamo, ad accettare dei progetti e parlare sia anche con io, come ho parlato con il mister direttore, e sentissi voluto, sentissi apprezzato, perché questa è una base secondo me per lavorare in una certa maniera. Le tue caratteristiche, guardando anche il curriculum, il tuo roster, dicono che sei un calciatore che predilige molto, pur essendo molto alto, anche il gioco a terra. E non è semplice, di solito i longilinei sono un po' più lenti, invece tu assomigli un po', sei troppo giovane, non te lo ricordi, a Silenzi, un calciatore, un attaccante che era molto alto, ma era bravissimo. Questa è una dote tua naturale o l'hai allenata, questa rapidità con i piedi? No, questa, diciamo, come detto prima, diciamo, essendo abbastanza alto, diciamo, il passo, la frequenza dei passi, diciamo, è una cosa molto difficile da mantenere. Questa è una fortuna che ho avuto sin dalle giovanili, che nonostante l'altezza, diciamo, poi anche gli allenatori che ho avuto, tornando al fatto del discorso di giocare palla, dico, sono sempre stato in ambienti che è stata la prima cosa che hanno cercato. Ti troverai in questo ormai prossimo campionato a controllare attaccanti forti, per fortuna lui gioca con noi, perché è una brutta bestia. E li conosci perché li hai già affrontati, gironi A, girone B, hai giocato dappertutto. Ce n'è uno in particolare che incontreremo, vedendo le squadre che fanno parte del girone, non dico che ti abbia messo in difficoltà, perché tutti possiamo andare in difficoltà, ma che insomma ammiri, apprezzi, stimi, ma insomma è uno che bisogna stare attenti. Di solito non mi piace mai fare nomi, perché secondo me tutte le squadre, compreso noi, compreso chiunque, compreso chi sale dalla D, chi scende dalla B, hanno organi importanti. Quindi non c'è un nome, diciamo che la forza di un gruppo è sempre la squadra, quindi anche in altre categorie, diciamo, sì, il nome può essere un po' più importante, però cioè, ad oggi non ti dico un nome preciso. Però gli attaccanti sanno che con Gubbio c'è Pirrello. Mercati, giusto? Sì. L'anno scorso ci hai incontrato da avversario con la maglia della Carrarese. Che impressione hai avuto in quelle occasioni? Allora, io devo essere onesto che l'anno scorso all'andata ero espulso e al ritorno però l'hai vista, no? Infatti la partita l'ho vista entrambe, e soprattutto all'andata avevano fatto una grande impressione. Il Gubbio andava veramente a 3000, era una squadra molto organizzata che giocava bene e quindi mi aveva fatto impressione. Poi le prime partite voi avevate fatto un sacco di punti nel girone d'andata, e quindi devo dire che avete fatto proprio una bella impressione. Ecco. E con quale spirito sei arrivato a Gubbio? Ma io sono arrivato a Gubbio per cercare di fare uno step in più per la mia carriera. È già 2 anni che ho fatto la Serie C e spero quest'anno di potermi migliorare, magari di, perché l'anno prossimo spero di ambire, ecco, a fare una categoria superiore e basta. Qual è il tuo giocatore di riferimento?
Guarda, io sono juventino, quindi ho sempre ammirato, sempre guardato le partite della Juve, ho sempre ammirato i tre centrocampisti, Marchisio e Pogba, Vidal, quindi mi è sempre piaciuto guardarli e imparare da loro, ecco. Ho capito. E non ti ho chiesto il giocatore tuo di riferimento? Come la vista d'età forse Garibaldi, no? Ho detto prima, non mi piace fare nomi, quindi anche su questo caso non ho un punto di riferimento. Non c'avevi un idolo, insomma. No. Benvenuto Re. Il tuo nome è King. King, ecco. Due anni fa sei stato un po' lo spauracchio di tutte le difese quando giocavi in Sardegna. Lo scorso anno sei partito molto forte, poi varie vicissitudini t'hanno un pochino frenato. Quanta voglia, quanta rabbia c'è in Udo di ricominciare una stagione dimostrando a chi non ha creduto in lui che è quello di due anni fa? No, beh, rabbia non ce l'ho, però magari esatto, voglio dimostrare che l'anno scorso è stato un anno a parte, ecco, e che sono sempre il solito King, il solito giocatore che mi conosco in primis dentro di me io e che mi conoscono magari anche le altre squadre, ecco. Come mai questo nome? Non so. No, te l'aveva detto qualcuno a casa, te l'aveva detto. No, è stato... sarà piaciuto ai miei genitori, non so. No, se c'era, volevo dire. No, non c'era nessun motivo. No, nessun motivo. La domanda che abilmente ha dribblato Pirello. C'è Travanti che hai ammirato, che ammiri? No, cioè io guardo un po' tutti gli attaccanti per rubare varie caratteristiche, quindi anche per me non è come un idolo a prescindere. Ragazzi, non è che si rischia la galera se dite il nome. No, ma io l'ho sempre risposto così a questa domanda. Io guardo, magari cerco di rubare qualcosa a tutti gli attaccanti, cioè, quindi non ho un idolo in particolare, ecco. Per esempio Allan, che cosa, Holland, come si pronuncia, che cosa ruberesti? Tutto. Allora è il tuo idolo. Tutto. Qualche cosa venite a fare a Gubbio? Per fare cosa? No, di sicuro io parlo per me, per fare meglio rispetto all'anno scorso e, come ha detto di Massimo prima, cercare di far meglio rispetto a quello che ha fatto la squadra l'anno prima. Ho capito, però due anni fa sei andato in doppia cifra, l'anno scorso hai fatto 4 gol in 10 partite, mi sembra, le prime 10 partite, 4 gol, sbaglio? Sì. Ok, ecco. Qual è l'obiettivo? La doppia cifra? Sì, ma qual è l'obiettivo tuo? Il mio obiettivo? Sì. Fare più gol di due anni fa. Bravo. No, mi ha dato il titolo. Grazie ragazzi. Va bene, grazie a tutti. Vettorelli o Vettorelli, come si pronuncia? Vettorelli se dovrei pronunciare, però poi come... Sei originario di? Belluno. Ti porto i saluti di mio nipote, Matteo Pisseri. Ah, ok, suo nipote? Stato... Mio, tuo, sì, è mio nipote. È stato come l'anno scorso. Sì. Ha detto che ha visto tante belle partite perché lui era sempre in panchina. Era anche pure incazzato, però ha detto è un bravo portiere. Ecco, tu hai cominciato a giocare in porta subito, sei stato subito il portiere. I ragazzi ti hanno messo in porta perché coi piedi eri scarso. No. Spiegaci. No. In verità è stato un po' il contrario, nel senso che io da piccolo ho iniziato subito a giocare fuori e poi diciamo mio nonno ha avuto un po' l'invenzione di dirmi di buttarmi sul ruolo del portiere e io senza paura mi sono buttato, è un ruolo che mi è piaciuto fin da subito e quindi ho iniziato a intraprendere questo. Chi è il portiere più bravo del mondo oggi? Ma al momento che ti potrei dire, ce ne sono tanti, non so, forse quest'anno ti dico Courtois, dai. Insomma, non è male. E con quale spirito viene Gubbio? Ma con lo spirito, con l'entusiasmo, vengo con la voglia di fare un bellissimo campionato, di conquistare l'obiettivo che ci spetta, che siamo un po' prefissati, con l'obiettivo personale ovviamente di vincere il più possibile, perché alla fine il calcio è uno sport di divertimento, ma soprattutto uno sport dove vincere è la cosa più importante, quindi sono qui per vincere il più possibile. E nell'attaccante c'è lo score dei gol fatti, quello del portiere, il clean sheet.
quando non subisci gol. Ecco, c'hai un obiettivo anche lì. L'anno scorso sì, chi ti ha preceduto ne ha fatti 19. Sì, o 20, forse 20. È stato molto bravo Raffaele, di Gennaro che era qui. Io come obiettivo ho sicuramente quello di fare il più possibile. Poi, nel senso, io scendo in campo dando ogni volta il meglio di me. Poi, se ci riesco bene, se non ci riesco a superarlo, so che ci avrò provato. Dai. Le peculiarità migliori di un portiere devono essere la reattività, il senso della posizione, l'abilità nel gioco aereo. Da oggi, anche se qualcuno dice che il portiere deve imparare, comunque deve saper giocare con i piedi. Dove devi migliorare? Dove sei forte l'abbiamo visto. Tu dove devi migliorare? A te stesso, io, cosa dici? Io devo migliorare in ogni cosa. Cioè, io sono molto obiettivo, sono perfezionista, sono un ragazzo che piace lavorare, quindi devo migliorare su tutto. Nel senso, posso avere una qualità che magari non lo so, può essere la personalità di uscire, può essere tante cose. Può essere che devo migliorare, non lo so, su altro, ma io devo migliorare su tutto. Piero, Braglia che cosa ti ha chiesto in particolare? Ma Braglia mi ha chiesto, il mister mi ha chiesto di essere me stesso. Il mister mi ha preso perché devo essere me stesso, devo essere ciò che ho dimostrato fino adesso, con l'obiettivo sempre di migliorarmi, ma con la tranquillità e la serenità che mi contraddistinguono. Io, a me piace essere sotto pressione, mi piace avere qualcuno che mi stimola, io vivo di entusiasmo, quindi a me va benissimo tutto quello che mi si chiede. Esatto, però quanto ti pesa il fatto di essere stato inserito tra i 15 portieri più bravi d'Italia della tua classe di età? 2000 se non vado, 2001. Quanto ti pesa sta cosa? Ma non mi pesa assolutamente, io so che se sono stato inserito tra i 15 portieri più forti, il mio obiettivo deve essere arrivare, deve essere il primo. Ma penso che sia un obiettivo che qualunque persona deve avere, ma non solamente nel calcio, uno anche nella vita, comunque deve avere l'obiettivo di essere, comunque se deve sempre migliorarsi. Se sono stato inserito nei 15 vuol dire che tramite impegno e costanza qualcosa ho dimostrato, però io ho l'obiettivo di essere il primo. Beh, ma eravate solo 15 quelli che sono. Ah, ecco. Tozzuolo, okay. Vieni già, non sei giovanissimo, no, ma vieni già da campionati importanti. Ecco, tu magari non hai avuto quello che c'aveva Casolari, cioè il fatto di passare dal giovanile, perché tu hai cominciato a pigliare e a dare botte da ragazzino e continuerai fino a che lo smetterai. Sì. Come ti stai trovando, Gubbio? Giocando vicino a gente come Signorini, come Pirrello, come Portanuovo, che sono tra i migliori di tutti i 60 difese del C. Mi sto trovando molto bene e, come ha detto lei... Lei? Come hai detto tu... Ah, ecco. È un onore per me giocare a fianco a giocatori del genere con grande esperienza alle spalle e sicuramente per me sono fonte di ispirazione e quindi cercherò di rubare e di chiedere consiglio anche a loro per fare la migliore stagione possibile. Che cosa ti aspetti dalla tua stagione? Mi aspetto una grande stagione, mi aspetto di giocare tante partite, di dare tutto in allenamento, in partita. E ecco, però cioè, giocare tante partite c'è una concorrenza forte. Purtroppo sarà sempre così, e come nel calcio, come nella vita, c'è sempre la concorrenza e bisognerà fare di tutto per superarla e avere una sana competizione con gli altri. Sentendoti parlare viene difficile pensare che sei milanese, si sente l'inflessione perugina. Quest'anno, se non succedono cose, dovrai giocare contro la squadra della tua città, per sì, la quale tu fai anche il tifo. Ecco, che sensazione, come te la vedi, come te la prepari sta cosa? Come tutte le altre partite, cioè giocherò al massimo, ovviamente cercando di vincere la partita. Mi fa piacere giocare a Perugia davanti alla mia famiglia, però sarà sicuramente una partita come tutte le altre. Prima sarà il derby? Sì. E il 12 novembre. 12 novembre. E il ritorno sarà il 17 marzo. Quando il Perugia perse 3 anni fa, anche lui. Pellegrini, signorini. Chiedo scusa, è inciso. Quindi? Quindi sarà una partita con tutte le altre, come ho detto. Quindi, cioè, andiamo a prendere il caffè il 18, il giorno dopo. Ma per me veramente mi fa piacere giocare a Perugia, nello stadio in cui sono cresciuto, nella società in cui, diciamo, tra virgolette, mi ha cresciuto calcisticamente come giocatore, però
l'affronterò come tutte le altre partite. Qualche settimana fa ti avevo fatto una domanda sul fatto che Bryan sia argentone uno che vuole, sì, però mi hai risposto dicendo che sei un po' già abituato, perché? Sì, perché ho avuto 2 anni a Montevarchi, mister Malotti, che saluto. Te lo raccomando. Che mi ha fatto crescere tanto sotto il punto di vista caratteriale e anche calcistico, ma soprattutto caratteriale, e lo ringrazio per questo. E per questo sono anche preparato a Mr. Braglia, che è della stessa classe, diciamo. Certo. Frey, tu per quanto riguarda i portieri, insomma, sai qualcosa, voglio dire, certo, più o meno. Che cosa, quale consiglio potresti dare a Vettori? Dice, chiama papà? Allora, sì, esatto, forse me se lo chiediamo a lui, perché io in porta non ci ho mai... Sei scarso, dai. Quindi, esatto, quindi non è il mio, quindi penso che... Lui sa che bene cosa deve fare. E invece hai scelto o ti hanno indicato un ruolo nel quale riesci ad esprimere una qualità che hanno pochi giocatori in Serie C, pochi, cioè quella di fare il traversone non rallentando l'ultimo passo, cioè tu vai al traversone correndo con la stessa ripetizione di frequenza delle gambe di come quando corri dritto per dritto. Da chi l'hai imparato questa cosa? Allora, io queste cose qua, diciamo, un po' dal settore giovanile, dal Chievo più o meno, che cerco di migliorarle, e avendo anche comunque caratteristiche, appunto, come la velocità e tutto quanto, mi hanno aiutato tanto in questi anni. Prima di te ce n'erano, facciamo cose, parliamo di mostri sacri. C'era Iachini e Sandro Mazzola che riuscivano a fare questa cosa bene, poi anche altri, però in Serie C difficilmente si vede. Qual è la tua aspettativa? Ma allora, io comunque sono qua e cerco di migliorarmi partita per partita, allenamento per allenamento, per arrivare a fine anno, guardarmi indietro e dire che sono migliorato tanto. Beh, ti farebbe piacere salire in Serie B col Gubbio? Diciamo che l'obiettivo, se l'obiettivo è migliorare personalmente, è anche quello di migliorarmi con la squadra. Quindi diciamo che se si arriva al raggiungimento della Serie B, direi che ci sono stati tutti e due. Nello spogliatoio siete nuovi, 9 siete nuovi, però avete trovato anche giocatori che già c'erano lo scorso anno. Tra tutti quelli che attualmente sono nello spogliatoio, il più pazzo, è vero che è, come si chiama il siciliano? L'ho fatto apposta che non mi scordavo il nome, perché sapevo che avresti detto Bulea. Allora, è veramente un ragazzo simpaticissimo, sì, dai. Allora, a parte che il gruppo, io devo dire che queste prime settimane anche di ritiro ci siamo entrati un po' a conoscere tutti quanti, e se mi posso permettere, è un grande gruppo, in spogliatoio siamo molto bene. Poi sì, diciamo che ognuno un po' ha la sua personalità, però siamo veramente molto bene dentro lo spettro, per quello che riguarda me. Non avete forse avuto molto modo, né voi né i vostri compagni, di vedere la città ancora, oppure sì, c'è stato, ci avete avuto una mezza giornata o qualcosa, così così? Diciamo che tanti racconti, però ancora purtroppo non abbiamo avuto tanto tempo per uscire magari a visitare un attimino la città, perché appunto siamo in ritiro. Certo. Invece dello stadio, che ce l'avete tutti i giorni, che cosa pensate? Personalmente, cioè, a me piace tanto, nel senso che una grande struttura. Lo stadio è una bella struttura, il campo è ottimo e spero che anche la stagione venga riempita dai tifosi. Certo, condivido. È vero, sono più larghe le porte, no? Condivido, no, speriamo che siano più strette. Ragazzi, grazie. Grazie a voi. Io e tu, sono arrivati 9 giocatori nuovi. Un giudizio complessivo sul mercato? Ma giudizi complessivi li daremo poi alla fine di questa sessione, è chiaro. Per adesso siamo abbastanza soddisfatti di quello che abbiamo fatto, sappiamo che ancora c'è tanto da fare, ma
come sempre lavoriamo in maniera scrupolosa e certosina per portare in porto quelle trattative che ci siamo prefissati da qua fino alla fine di questa sessione di mercato. Ben vengano nomi, se ce li fai, ma almeno i numeri, quanti ce ne mancano? No, questo dipende anche dalle uscite che riusciremo a fare. Non si può fare una valutazione ufficiale su quante operazioni saranno da qui alla fine fatte in entrata o in uscita. Li stiamo valutando, come è giusto che sia in questa fase, di giorno in giorno. Lavoriamo per questo e speriamo di riuscire a fare quello che ci siamo prefissi inizialmente come programma. Ma di quanti sarà la rosa? Di quanti calciatori? 22/23, come abbiamo fatto sempre ogni anno. Poi sono usciti gironi e calendari. Sì. Non aspettavate quello, girone? Sì. Sì, super giù sapevamo. E forse, è sicuramente il girone più tosto che affrontiamo negli ultimi anni. È una sorta di B2, perché comunque annovera centri e squadre che comunque c'entrano poco con questa categoria, oltre alle squadre dell'anno scorso che sono Cesena, Entella, Ancona, Carrara, che sono comunque dei centri, delle squadre importanti. Poi ci sono Spal, Perugia, la Juve. È un girone molto molto difficile, molto molto complicato, però è quello che ci tocca. Sarà anche stimolante, come dice il nostro presidente, misurarci con questa realtà, e speriamo di giocarcela alla grande con tutti. Squadre sono retrocesse, nuove squadre sono arrivate in questo raggruppamento B. Secondo il mio modesto parere, il tasso tecnico è decuplicato, si è alzato tantissimo. Mi sbaglio? Sì, sicuramente le difficoltà quindi accrescono in maniera vertiginosa. Lo sappiamo, è così, e cercheremo comunque di farci trovare pronti. Sono fiducioso in quello che è il lavoro che fa ogni giorno il mister, con delle sedute intense mattina e pomeriggio. Noi lavoriamo praticamente in doppie sedute da 20 giorni e più a questa parte. Sappiamo che ancora ci sono dei carichi di lavoro pesanti da affrontare, e soprattutto ancora dobbiamo smaltire questi carichi di lavoro per farci trovare brillanti e tonici per l'inizio del campionato.